Serie C Gold, un grande risultato per la squadra, la Mesbah, per il basket toscano e per la città di Arezzo. E anche per Estra, che ha sostenuto non solo la squadra, ma il progetto sportivo della società, in modo particolare del suo presidente Mauro Castelli. Lo sport registra spesso stelle cadenti, società e squadre che nascono, poi scompaiono in poche stagioni. La Sba Arezzo ha invece ottenuto i risultati per i quali un'intera città l'è grata, grazie proprio a un progetto. Ha puntato sui giovani, l'80% dei giocatori viene dalle giovanili della squadra. Ha fatto un investimento intelligente sull'allenatore e soprattutto ha avuto ed ha una visione imprenditoriale moderna sugli impianti. Nessuna squadra può pensare di avere un futuro senza una struttura sportiva efficiente ed adeguata. La Sba ha fatto un investimento, ha incontrato la convinta collaborazione di Estra ed Estra Clima e del Comune di Arezzo. La città ha adesso un impianto, il Palaestra, pronto ad ospitare i futuri successi della Mensba. Il risultato del lavoro di questi anni ha prodotto non solo la promozione della squadra, ma anche risultati positivi per la società sportiva, per il Comune di Arezzo e per la stessa Estra. Complimenti quindi al presidente, ai vertici della Sba, alla squadra e a tutti gli amanti del basket che in questi anni sono sempre stati vicini alla squadra. È stata un'emozione incredibile, un percorso che è iniziato ad agosto, veramente ci sono stati, anche se da fuori non sembrava, ma il percorso è stato veramente tortuoso. E devo ringraziare tutti veramente perché sono stati bravi a tenere duro fino alla fine. E da chi ha costruito la squadra, prima di tutto il presidente Castelli, che ha voluto fortemente una squadra che cogliesse questo obiettivo. Poi ovviamente chi ha pensato alla costruzione della squadra, Jacopo Vignaroli insieme a Mauro, anche Giuseppe D'Elia, il coach che ha scelto Kirlis, quindi insomma penso che una parte di merito non possiamo negargliela. E poi tutti i ragazzi, veramente tutti i ragazzi bravi, perché hanno dato l'anima per la squadra della nostra città e questa è la cosa più bella. Faccio i complimenti a Omar Serravalli, il coach, a tutto lo staff. Ci hanno rianimato da una situazione veramente difficile, perché non era solo essere sul baratro dei play-out, ma era proprio moralmente eravamo in grossa difficoltà. Hanno fatto un lavoro incredibile, i ragazzi l'hanno voluto con tanta forza e niente, grazie a tutti veramente, grazie a Arezzo TV che le ultime due partite ce l'ha fatte vedere e le rivedremo con grande piacere, perché queste sono feste che è giusto che i ragazzi si godano al massimo, perché hanno fatto un'impresa, una grande impresa.